oggi mi trovo nella bellissima Urbino e per la precisione sono all'interno dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Tra poco salirò all'interno dell'aula magna del Rettorato per assistere alla consegna del sigillo di Ateneo al Corpo della Guardia di Finanza. Per la precisione il Rettore dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Giorgio Calcagnini, consegnerà il sigillo di Ateneo al Comandante Generale del Corpo della Guardia di Finanza, Giuseppe Zaffarana, con la seguente motivazione: a un'istituzione storica, longeva, ma comunque innovativa nello spirito e nelle iniziative. Il Corpo della Guardia di Finanza, con i suoi 250 anni di storia, ha saputo tutelare i principi e i valori di legalità e di sicurezza del nostro Paese. L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è un'università antichissima, fondata nel 1506 e oggi rappresenta davvero una delle università più antiche d'Europa. La presenza dell'università riveste oggi un ruolo molto importante nella vita cittadina, considerando che il numero degli iscritti, circa 20.000 negli ultimi anni, è più alto rispetto alla popolazione residente. La prima facoltà ad essere stata creata fu giurisprudenza, alla quale seguirono nei primi decenni del Novecento farmacia, lettere e filosofia. E oggi l'Università degli Studi di Urbino ha davvero un ampio programma di corsi di laurea. Carlo Bo, al quale è dedicata l'università, è importante critico letterario, traduttore, accademico e politico italiano, ne fu rettore nel 1947. Abbiamo deciso di dare questo sigillo per riconoscere, così come fanno altre forze dell'ordine ovviamente, ma in questo caso c'era la coincidenza con anche la concessione della cittadinanza onoraria da parte della città di Urbino alla Guardia di Finanza per l'attività che come dalla relazione del generale abbiamo sentito, un'attività importante, direi che soprattutto a salvaguardia della legalità, che credo che sia il modo migliore per difendere anche le persone più deboli, che in questi anni sono molto aumentate in tutte le società occidentali. Rettore, in uno scenario economico-finanziario particolare come quello di oggi, ovviamente il ruolo della Guardia di Finanza diventa ancora più centrale per la tutela ovviamente dei cittadini e delle imprese. Sì, è quello che dicevo prima, la tutela della legalità significa anche far sì che tutte le attività si svolgano nel rispetto delle leggi e quindi si possa permettere anche ai più piccoli di svolgere la propria attività e dunque di perseguire i propri obiettivi di reddito. Penso che questo sia una cosa importante, insomma, in una società dove la legalità non esiste in genere prevalgono i più forti e questo è la cosa peggiore che possa capitare. Una cerimonia comunque molto sentita e partecipata anche dagli studenti che ricordiamoci comunque rappresentano il ruolo centrale. Certo, loro sono i primi destinatari del messaggio della Guardia di Finanza perché i giovani sono il nostro futuro e quindi ci auguriamo che questo messaggio sia stato percepito e che mettono in atto tutti quegli atti, quei comportamenti che appunto siano in coerenza con questo rispetto della legalità. Thank you.
tenuta all'interno dell'aula magna dell'Università di Urbino una lezione magistralis sul ruolo che oggi ha la Guardia di Finanza nel nostro scenario economico finanziario. Una lezione magistralis tenuta dal comandante generale del Corpo della Guardia di Finanza, Giuseppe Zaffarana, con tre tematiche principali: tutela delle entrate, tutela della spesa pubblica e contrasto alla criminalità economico-finanziaria nel nostro paese. Presente ovviamente alla cerimonia di consegna del sigillo di Ateneo al Corpo della Guardia di Finanza anche il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini. Buonasera sindaco. Sì, chiaramente presente al sigillo di Ateneo al Corpo della Guardia di Finanza con il generale che appunto nazionale che ha voluto veramente raccontarci e farci una lezione veramente importante sulle attività che fa il Corpo della Guardia di Finanza. Quindi il sigillo per questo, per le motivazioni dell'impegno di questo corpo ormai da 248 anni dall'istituzione del Corpo della Guardia di Finanza. Però noi come città abbiamo voluto dare appunto la cittadinanza onoraria perché appunto il Corpo della Guardia di Finanza nel 1860 ha annesso la città d'Urbino all'Unità d'Italia che poi è avvenuta nel 61, quindi è stato un avvenimento importante nella riscoperta delle targhe che erano state apposte in città. Nel così restaurare queste targhe abbiamo insieme al Corpo della Guardia di Finanza ripercorso quei momenti. È veramente stato un momento importante per la città di Urbino perché appunto dai finanzieri è stata liberata la città dallo Stato Pontificio, quindi è stata un'annessione della nostra città da parte di questo corpo. Per noi una motivazione importante per riconoscere la cittadinanza onoraria al Corpo della Guardia di Finanza. Siamo felici di averlo fatto, veramente riteniamo che sia una cosa importante a suggellare anche la collaborazione delle istituzioni con questo corpo che ci serve, è utile, molto utile per garantire la legalità, garantire lo sviluppo economico e così creare un paese sempre più vitale. Accanto a me Giuseppe Paolini, presidente provincia Pesaro Urbino, presente ovviamente oggi in questa giornata per questa cerimonia di consegna del sigillo di Ateneo al Corpo della Guardia di Finanza con importanti motivazioni da parte del rettore. Sì, come sempre Urbino ha dimostrato la sua grande anima e il suo grande cuore.
E il sigillo d'Ateneo e la cittadinanza, la Guardia di Finanza, secondo me non era solo una cosa dovuta, ma era quasi obbligatorio farlo. Prima di tutto perché sono entrati dalla porta di Santa Lucia, come è stato detto, e hanno liberato Urbino e poi anche tutto il territorio. Secondo, io sono stato molto attento e sono rimasto colpito dalle parole che ha detto il generale sulle infiltrazioni mafiose nell'agroalimentare. Siccome è una cosa che interessa molto, ho chiesto subito al maggiore Blandini di Pesaro che il generale gli farà avere dei dati che cercherò di rielaborare, perché so che le infiltrazioni mafiose sull'agroalimentare raggiungono cifre incredibili, cioè si parla di finanziarie, 18, 19, 20 miliardi di euro. Per cui credo che oggi sia stata una giornata molto proficua per me. Diversi argomenti trattati, tra cui appunto la tutela anche delle entrate e della spesa pubblica, ovviamente il contrasto alla criminalità anche economico-finanziaria. La spesa pubblica, noi siamo sempre un po' spaventati, perché non voglio entrare in merito ad alcune questioni, però ritorno anche a quello che è successo qui nei nostri paesi, Pergola, Serra Sant'Abbondio, Frontone, Cantiano, paesi che sono stati completamente distrutti da un punto di vista economico, in modo particolare Cantiano. Ecco, credo che in questo caso bisognerebbe avere un occhio di riguardo nei confronti di questi paesi, allentando un po' la morsa di quelli che sono i controlli, perché veramente abbiamo bisogno di fare ripartire questi paesi nelle attività economiche, perché se noi non abbiamo più neanche un bar, un panettiere all'interno di questi paesi sono destinati proprio a morire. Appena conclusa qui ad Urbino la cerimonia di consegna del sigillo di Ateneo al Corpo della Guardia di Finanza. Ringraziamo ovviamente l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con il magnifico rettore Giorgio Calcagnini e come sempre la città di Urbino con il suo sindaco Maurizio Gambini. Una buona serata da Roberta, da Rossini TV, alla prossima!